Ragazze e ragazze, bentornate sul mio canale. Io sono Michela, questo è il mio mondo dove amo condividere le mie passioni con le persone che mi seguono. Comunque, se vi farete un giro sul mio canale con le varie playlist potrete scoprire quali sono. E come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere, se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita e non vi perderete nessun video sul canale. E che ovviamente vi aspetto anche su Instagram, troverete il mio nickname Sovraimpressione e anche il link diretto sotto l'info box, quindi vi aspetto anche lì. È un social molto più veloce rispetto al solo canale, quindi avremo modo di interagire e conoscerci di più rispetto al canale YouTube. Ho anche un profilo per le piante, quindi vi lascio il nickname qua sopra per chi ha la mia stessa passione, vi aspetto anche lì. Oggi è venerdì, quindi video come ogni venerdì ci troviamo a fare il video svuota la spesa. Io cerco sempre di andare nei supermercati dove ci troviamo bene, quindi Lidl, che è quello che abbiamo anche più vicino, ci troviamo bene, ha sempre delle belle offerte, abbiamo la Lidl Plus, quindi abbiamo omaggi e sconti vari, quindi è uno dei supermercati dove andiamo ogni settimana, ogni tanto, e andiamo anche a Eurospin e Todis, però non sempre perché quelli sono un po' più fuori mano, diciamo. Sempre vicino ma più distanti degli altri. Poi c'è il Pewex che è vicino proprio al Lidl, noi ci troviamo bene per quanto riguarda la carne, quindi la carne andiamo a prendere lì. Il pesce ci troviamo benissimo con quello del Lidl, spesso ci sono nuove uscite e quindi ci piace anche provare cose nuove. Ho sotto casa la fortuna di avere un mercato, quindi andiamo al mercato per quanto riguarda la frutta, la verdura, quindi vedrete anche le ispezioni di quello. Elsa compriamo al Alkaplanet, cerchiamo di variare anche per lei il cibo, lei preferisce le Petrette, Next e le Chesir, quindi a seconda di quelle che troviamo in offerta, delle offerte che hanno dal Alkaplanet, cerchiamo di variare perché queste tre marche sono le sue preferite. Per casa vado da Dicotà, o comunque se mi serve qualcosa al volo li acquisto nei vari supermercati dove vado sempre, però cerco di andare sempre o da Dicotà, Mauris o Risparmio Casa a secondo delle esigenze, quello più vicino è Dicotà, quindi soprattutto da lui vado. E sotto casa abbiamo anche un supermercato che si chiama Tutto Market, che è una catena alimentare dove vende soprattutto surgelati, ma di tutto, quindi a pasta, pane, verdure, eccetera, eccetera. Quindi quando dimentico qualcosa ho sempre la fortuna di averlo sotto casa, quindi prendo qualcosina lì. Come al solito adesso vi vado a lasciare agli spezzoni degli svuota la spesa di tutta la settimana. Io spero che il video vi piaccia, vi sia soprattutto di compagnia. Mi raccomando, se è stato così, mettete un bel like, condividete il mio video, lasciate un commentino per supportare il canale e condividete il mio video per aiutarlo a crescere. Io vi mando un bacione, vi auguro un buon fine settimana a tutti e ci vediamo la settimana prossima. Ciao! Allora, giunta a spesa, iniziando da Tutto Market, e abbiamo i Magnum al pistacchio, buonissimi da provare, un'eclusa non filtrata, e poi abbiamo i piatti piani e fondi. Metto a posto e vi faccio vedere il resto. Poi Wex abbiamo una cassa di Sant'Agata, poi le cotolette di pollo, il pacco è da 1 kg, questi sono la tagliata di pollo e sono 320 grammi, una coca zero e senza caffeina, questo dovrebbe essere guanciale, poi hamburger e sono 400 grammi il pacco, quello da 4, e l'olio di semi di girasole. Adesso metto a posto e vi faccio vedere il Lidl. Allora, questa è la spesa al Lidl, ci sono i miei amatissimi pistacchi, io li amo. Poi uova 6, quelle extra large da gallina allevate a terra, questo che è il bread stick, quelle là della linea greca, poi le falafel, l'hummus al curry buonissimo, stick di speck e pacco doppio di pancetta quella dolce a cubetti, poi le mezze maniche del combino, pecorino romano top un pezzo da 200 grammi, altre mezze maniche, abbiamo il riso arborio, ideale per risotti e risi asciutti, latte parzialmente scremato, latte cocco e riso, la bevanda, non latte, poi un pacco di fagioli red kidney, tonno nice a pinne gialle, super concentrato il sapone per i piatti, quelli del Lidl, e il gel detergente intimo, quello del Sienne, che è un buon detergente.
e alla prossima. Urre. Allora, giunta spesa a Lidl, e abbiamo preso l'Eco Shiba per qualcuno. Eccola, eccola. Poi queste qua al salmone, poi 6 uova extra large, quelle con allevamento a terra, che devo fare le frittelle col broccolo stasera. Poi i gelati di Pop Patrol, che Nicolas in questo periodo sta fissa con questo. Abbiamo le birre della San Miguel, come faccio a non prenderla. Poi 18 bastoncini di pesce e le carotine julienne, il tugurio, questo qua, pomodori secchi e pistacchietti, latte parzialmente scremato, questo qua della Milbona, e della Sole Vita abbiamo preso arancia, carota e limone ricco di vitamine A, C ed E, il succo. E poi qui abbiamo lo Scottex, quello della Floralis. E per oggi è tutto, alla prossima. Orre. War! Se tu non fai miau, miau, miau. Piccola, vieni. L'unico gatto che non si sa arrampica ce l'abbiamo noi. Orre, war. Allora, giuntina a spesa. In realtà stamattina Diego l'aveva fatta, ma io stavo lavorando, che ho avuto due clienti oggi, quindi non ho potuto filmare. Vabbè. Comunque, questa è una giuntina e abbiamo preso al Conad tovaglioli, una Powerade la si struscia intanto, poi il rosmarino in foglie, un energy drink per me che oggi ho avuto una giornatina bella piena, le gocciole per Nicolas, queste extra dark, bicchierini per il caffè, l'estate sempre per Nicolas, per Elsa abbiamo preso le Catisfaction al formaggio, ho preso l'argilla espansa che mi serve per le orchidee, perché ho visto un video di alcuni ragazzi thailandesi che le coltivano in argilla espansa in un modo particolare, voglio provare a mettere le mie, poi vi faccio il video comunque. E poi qui abbiamo questi della Findus, che sono 10 bastoncini di spinaci per far mangiare le verdure a Nicolas, dicono ricchi di vitamina A, poveri di grassi saturi, senza conservanti aggiunti, come per legge. Li proviamo, vediamo un po' se ci piacciono, vero? Bimba? Miau, amore! Sì, questi sono tua! Questi sono tua! Sì? E ora, war! Sono le 9:45, già fa un caldo che si muore, spesa fatta al mercato, e una aggiuntina insomma per pranzo al Conad. Al mercato ho preso banane Chiquita, vabbè, quello mi regala sempre due noci, oggi mi ha regalato pure una ciliegia, buonissime. Poi insalata mista, misto di melanzane, peperoni da fare al forno, carotine e finocchi, e verza quella là doppia, quella rossa e quella scura. Mentre al Conad ho preso l'infuso della Bonomelli, che sono buonissimi. Questa volta ho preso zenzero e cocco, una BC per Nicolas, due pacchettini piccoli di bresaola, la mortadella e due di arrosto di tacchino. Le Friskies crocche soft con salmone e tonno e verdure per Elsa, per gli snacchetti. Bicchieri compostabili e poi c'è una cassa d'acqua Sant'Agata. Orre, war! Allora, giunta a spesa Lidl e Alkaplanet. Allora, iniziando da qua, Lidl abbiamo preso 3 barrette proteiche, 2 della linea vegan e una dell'Equilibria. Poi Tic Tac alla menta, insalata esotica, le falafel, questo qua là, le falafel, questo che c'era, io la mattina prendo il ginseng quando non faccio il digiuno intermittente, e c'era questo della Nescafé Gold, ho voluto provarlo. Poi c'era anche il mocaccino, infatti ero indecisa, la bevanda cocco e riso, i bocconcini di polpo di Gastronomia dei Mari, l'hummus al curry, i miei amati pistacchi, un pacco di wurstel di pollo, i choco stick che stavano in offerta a 68 centesimi, poi c'erano due novità per quanto riguarda il pesce, quindi abbiamo preso il merluzzo d'Alaska impanato croccante, e questo invece che è il filetto di limanda alla mugnaia, interessanti. Poi due vice, mentre dal Alkaplanet questa volta abbiamo preso le Nex, per variare anche nella dieta di Elsa, quindi abbiamo preso tonnetto con alicette, tonnetto con salmone,
e tonnetto con pesce bianco, e poi un pacchetto di questi qua dell'Ex Special Cat, che sono i fagottini ripieni, e questi sono con pollo e salmone. E orre, aggiunta la spesa, sono stata al tutto market, vabbè, quelle cose ho prese dai cinesini, e ho preso 1 litro di latte parzialmente scremato, questo della Polenghi. Poi avevano questi drink da bere che si chiamano Mogu Mogu. Questa sarebbe la piña colada drink. Non penso sia alcolica, boh. Non lo so, però visto che c'era il cocco, erano troppo carini con questa faccettina kawaii sopra e non ho resistito. E c'era, mi sembra, anche al mango, se non sbaglio. Poi ho preso la Philadelphia, che ci piace, la Philadelphia è fresca, buona, ci puoi fare anche la pasta, quindi è buona. Una rigottina a Santa Lucia, la Coca Zero. E poi ho preso per la cena il macellato, che è il macellato? Il macinato di Il vitellone, e macellato. sono 390 grammi che voglio fare le polpettine stasera, mentre dai cinesi ho preso questa busta per il regalo all'insegnante Nicolas. Questi sono carini per i sottovasi delle piantine piccole, e un bigliettino, così Nicolas gli scrive anche il bigliettino. E niente, e buon fine settimana a tutti, alla prossima settimana con la svuota alla spesa. Ciao!